del comune di New York, dello Stato, di vietare, no? Però mi viene in mente che nel 2019, quindi prima della pandemia, mi capitò di ricevere a Bologna un comitato spontaneo, non erano messaggi, di Bergamo, che erano incavolati come bisce con Gori, che credo fosse il sindaco allora di Bergamo, tra l'altro per un problema legato alla facilità con cui deforestava la città, però ci vennero a fare una domanda che mi ricordo, trovai subito interessante come spunto, ma pensate oggi, dissero: ma è possibile vietare le locazioni turistiche a Bergamo Alta, che ormai ci sono i fantasmi e i turisti? Mi ricordo che avevo accanto il giovane vicepresidente di allora che disse: sì, però noi facciamo quello come business, no? Il nostro obiettivo è quello. Il nostro obiettivo è restituire la dignità ai territori. Loro hanno già un Bergamo Alta che evidentemente è vuoto. Come è vuota Ostuni. E tantissime. E anche dove ci sono stati gli interventi per i reinsediamenti dei locali, Otranto, Renzo Piano, ha fatto un restauro meraviglioso, credo 30 anni fa, ha ottenuto i finanziamenti per finanziare il reinvestimento di chi aveva la residenza e quindi, come dire, ha previsto e arginato gli effetti devastanti di quel restauro, ma poi nei decenni successivi piano piano, non dico che si sia svuotata, perché comunque fra Otranto e altre città lì un po' di gente del luogo che sta tutorando è rimasta. Però gradualmente c'è una legge dell'economia, cioè quella della domanda e dell'offerta, per cui alla fine se ti danno 200.000 euro invece di 100.000 o 400 invece di 2, prima o poi, certo ci sono dei vincoli, chi ha dei finanziamenti non può alienare il bene per un certo tempo. Credo che questo, io non so Brunate che equilibrio abbia fra villeggianti e residenti, però forse è ancora un equilibrio accettabile, perché anche in inverno io non sono di Brunate.